Amici bellini, allora, pagello, cioè, io lo sapete che non amo proprio i numeri, dare i voti, eccetera, eccetera, ma magari più fare un riassunto di quella che è stata la stagione singolarmente, individualmente dei giocatori. Poi di mercato non è che uno può parlare sempre, perché ovviamente è ufficialmente estate, perché si parla di Cavani al Napoli, ma si parla più alla Salernitana. Io mi sono reso, sembra granata questa cosa, ma sono le luci sbagliate. No, è violacea. Cominciamo. E poi mi rendo pure conto che è violace, perché di Cavani si era parlato anche alla Fiorentina, roba che lasciamo. Gian, benvenuto a tutti i nuovi iscritti, benvenutissimi, sarà un'estate calda, quindi iscrivetevi al canale, fate le cose belline e lasciate i like per Cavani, perché quando Cavani vede i like alza lui il telefono e chiama De Laurentiis, perché De Laurentiis l'ha detto spesso, se Cavani vuole venire al Napoli mi chiama lui, si abbassa lo stipendio e le porte di Castelvolturno si aprono, perché io... Quindi è chiaro che questo discorso qua lo lasciamo a margine. Ogni estate si deve parlare di Cavani, aumenta l'età, diminuisce l'impatto che Cavani potrebbe avere sul campionato, ma sappiamo anche, io devo essere pure onesto, sappiamo anche che il campionato italiano, probabilmente un Cavani a 50 anni farebbe comunque la differenza, cioè non mi sento più di dire però è vecchio, in parabola discendente. Visto il campionato italiano, un Cavani anche a metà della sua fisicità, anche se lui è più fisicità che tecnica, quindi deve stare al massimo della sua forma. Se seguiamo un pochino la Premier League, abbiamo visto negli ultimi anni ha giocato pochino, un po' chiuso dagli avversari, dai compagni che sono quelli che sono, insomma, probabilmente più giovani, più performanti, eccetera, eccetera. Poi ho visto pure un dito medio di Cavani, non so se fossero i propri tifosi, insomma, non sta proprio al massimo, all'apice della sua, del suo momento. Però, ovviamente, la notizia che rimbalza è che Iervolino della Salernitana lo ha detto proprio chiaramente: io sto chiedendo, sto valutando, perché mi piacerebbe dare un regalo ai tifosi, eccetera, eccetera. Poi ci sarebbe pure da vedere. Cioè, tu Iervolino hai pure detto che volevi creare un asse con De Laurentiis per avvicinare le due tifoserie, per fare in modo che magari ci sia amicizia tra i cugini della Campania, eccetera, eccetera. Credimi, Iervolino, se tu ti prendi Cavani, noi mettiamo a ferro e fuoco la città, sempre calcisticamente parlando, perché Achille non se la pigliate, loro presidente, loro tu. Qualche tifoso del Napoli diventerà tifoso della Salernità se questo dovesse accadere. La ritengo difficile, però Iervolino ha dimostrato che i soldi li vuole spendere, i soldi ne ha molti di più di De Laurentiis. Non parliamo di Commisso, non parliamo di Patrizia, che film è? Voi me lo scrivete sotto nei commenti. Però capite che Ribéry loro se lo sono presi, quindi gli piace Fazio, gli piace la nuova Salernitana, questi profili, insomma, a fine carriera, che possono dare quell'esperienza, anche infiammare la piazza, eccetera, eccetera, che poi abbiano un impatto, questo va visto poi sul campo. Però noi dobbiamo vedere, ci serve Cavani, e questo che deve essere poi il fulcro di tutto, perché il Napoli il mercato non lo fa, ve lo ripeto, il Napoli il mercato lo subisce, nel senso che se arriva un'offerta, se si perde un giocatore dell'attuale rosa, il Napoli lo sostituisce. Al momento il Napoli è da considerare con Osimhen e Petagna in attacco, perché Mertens va in scadenza e ancora non si sono visti. Ricordate, De Laurentiis ha detto ci vediamo il giorno dopo, il giorno prima, ci vediamo al mio compleanno, non si sono potuti vedere per una serie di motivazioni sia del presidente sia di Dris, e quindi Dris va considerato in questo momento non ancora rinnovato, va sostituito Mertens, Spalletti lo considera una prima punta, quindi bisogna comprare, ci può essere pure se ne va via Mertens e arriva Cavani, e lì magari la piazza si entusiasma, eccetera, eccetera. Però non lo sappiamo se nei piani c'è il rinnovo di Mertens, se Mertens vuole rimanere, eccetera, eccetera. Lui ha dimostrato quello che ha dimostrato. Però noi andiamo a valutare la rosa per vedere dov'è che il Napoli poi ha bisogno effettivamente di intervenire, e con un Amrabat tattico. E si comincia con Koulibaly, ma no, perché la rosa scorre come i messaggi vostri durante le live. No, torniamo un attimo indietro, partiamo dai portieri, perché sennò che si fa? Allora, Meret, ti fermi un attimo, ecco,
ti fermi un attimo senza scorrere, e Meret io gli posso dare un 6 meno. Purtroppo il ragazzo è stato molto sfortunato anche quest'anno, tra infortuni, era partito titolare, c'era da dire, qualche infortunio di troppo, qualche partita non convincente al massimo, Ospina lo ha scavalcato nelle gerarchie con Spalletti e quindi purtroppo 6 meno. Il Napoli deve fare una valutazione. Quindi si parla di mercato perché Ospina, e poi che vediamo nella successiva slide, Ospina invece secondo me è da 7 per quello che ha dimostrato come affidabilità, come parate e come tranquillità che dà la difesa. Però Ospina lo possiamo perdere perché anche lui è a scadenza. Quindi se si perde Ospina e resta Meret, bisogna comprare un portiere che faccia da chioccia non ingombrante a Meret. Si può fare l'idea Sirigu, no? Uno vecchio che non ha intenzione di giocare a fine carriera, perché se poi ti pigli uno più giovane non c'è così. E si parla anche di Gollini, ultimamente l'ultimo nome che si è fatto dopo aver parlato di Musso, si parla di Gollini che torna all'Atalanta dopo un'annata non brillante al Tottenham. Quindi qua voi sotto nei commenti mi dite: io farei così, io farei così. E anche l'opportunità di rinnovare Ospina se accetta le condizioni del Napoli. Grandissimi dubbi, il Napoli è qui, e in questi grandissimi dubbi che deve risolvere in fretta, ed è in fretta che stiamo vedendo che le situazioni come si delineano così si risolvono. Quindi mi sta piacendo finora il Napoli come si sta muovendo. Spero che abbiano le idee chiare, spero che non subiscano le scelte dei procuratori e degli altri, e andiamo avanti. Nel frattempo io do anche al giovane Marfella un 7, meritato, perché il giovane ragazzo del 99, quindi 1999, la canzone di Prince, esordisce in Serie A, esordisce con un clean sheet, facendo anche una parata importante. Bravo ragazzo, si merita il 7 di incoraggiamento per la sua carriera. E andiamo avanti. Malquit, purtroppo ragazzi, io non gli posso che dare 5. Spalletti ci ha provato a tenerlo lì, ma poi alla fine è stato scelto Zanoli, quindi vuol dire che Malquit, per colpa sua, per colpa del campionato italiano, un po' di sfortuna, quello che volete, ma Malquit arriverà a scadenza e non sarà rinnovato, ovviamente, perché non ha convinto. Non ha convinto Spalletti, non ha convinto il Napoli, non ha convinto Gattuso, non convinse la Fiorentina, insomma ha fatto un pochino di giri del mondo, purtroppo il ragazzo non ha funzionato. E andiamo avanti. Tuanzebe, senza voto, preso per sostituire un Manolas, anche lui mi sento di dire senza voto, non ricordo le prestazioni iniziali, ma insomma così e così, bene non benissimo, non malissimo, insomma Tuanzebe senza voto, mai visto, viene rispedito al mittente. A Juan Jesus mi permettete di dargli un 7? Ma perché, non perché abbia fatto cose da 7, ma perché quello che ci aspettavamo è andato molto oltre, è stato sempre affidabile quando è stato chiamato in causa e probabilmente si è meritato una riconferma da parte della società, perché lui era un contratto di un anno per tappare un buco. E quindi ecco, un'idea del Napoli potrebbe essere quella di rinnovare Juan Jesus e tenerlo come prima riserva della coppia, perché Mario Rui, parliamo dei centrali, va bene lo stesso, ci arriviamo, così il Napoli lo struttura il sito. A Mario Rui io gli do 7,5 e non voglio sapere niente, perché se è vero che Di Lorenzo era solo su quella fascia con Zanoli ogni tanto, Mario Rui era solissimo, ha overperformato, è andato oltre tutte le aspettative, mi è piaciuto di più anche in difesa, che di solito era la sua qualità inferiore, diciamo, il suo punto debole. Ebbene sì, Mario Rui per me è da 7,5. Poi sotto contestatemi, c'è sempre quello che scrive: la prestazione, non il giocatore, la prestazione dell'annata è da 7,5 e non c'è dubbio. Rachmani è come minimo da 7, è stato molto affidabile, ha scalzato la titolarità di Manolas ed è stato sempre affidabile. Dopodiché è andato un pochino in diminuendo le sue prestazioni finali, perché era secondo me esausto, e qua lo chiediamo a Spalletti. Spalletti, quando intuisci, lo intuisci? Lo vedete dalle vostre analisi che sta un pochino underperformando perché sta perdendo lo spazio con gli attaccanti? Una giornata di riposo, proprio mentalmente, anche se fisicamente sta bene, mentalmente ne hanno bisogno. 7 a Rachmani. Di Lorenzo gli devi dare 8, perché se dai 7,5 a Mario Rui, a Di Lorenzo gli devi dare 8, al punto che se viene a mancare lui c'è quella paura che il Napoli non possa resistere, che succede qualcosa di grave. Di Lorenzo è stato affidabile in difesa, è stato propositivo in attacco, è uno di quelli alla Callejon, robotico, che più gioca e meglio gioca, pare che non si stanchi mai. Anche qui insisto, però, non arriviamo all'infortunio
ogni 7-8 partite una giornata di riposo. Spalletti, secondo me questo potrebbe essere il salto di qualità che puoi portare al Napoli. Credetemi, credetemi in questo, ci credo tantissimo, anche per non far distruggere Di Lorenzo. Koulibaly, mi sento di dargli un 6,5-7. Comincia anche bene, poi ogni tanto ci dimostra sempre quelle solite cose sue, che si sente forte come è, e ogni tanto viene un pochino meno l'attenzione. Post Coppa d'Africa non è stato eccezionale, Rachmani ha performato meglio, gli diamo 6,5, non è in scadenza, però è l'ultimo anno, si parla di offerte per Koulibaly, vediamo che cosa succede. Spalletti si incatena perché Koulibaly rappresenta, oltre ad essere un giocatore forte, rappresenta una leadership in difesa alla quale è difficile rinunciare. A Ghoulam io gli do un 7, che racchiude un pochino la sua carriera, è stato molto sfortunato, è un giocatore che poteva fare la differenza su quella fascia come lo ha fatto Theo Hernandez nel Milan, purtroppo era da considerare infortunato, ha stretto i denti, non si è mai lamentato, anche quando ha detto io sono pronto per giocare, evidentemente un giocatore della sua qualità, della sua caratura, avrebbe giocato se fosse stato in grado di mantenere una prestazione di livello per 95 minuti, purtroppo non è stato così. Quando è stato chiamato in causa ci ha fatto vedere cose buone, un signore d'altri tempi, 7, grazie Ghoulam, ci mancherai tantissimo per quello che rappresenti come giocatore e come uomo. E a Zanoli gli voglio dare un 6,5, che si avvicina al 7, perché il ragazzo comunque è stato chiamato all'esordio, mi è piaciuto quelle volte che l'abbiamo visto subentrare, ha fatto anche un'ottima partita con l'Atalanta, qualcosa di meno nelle partite successive dove era costretto a giocare, ma comunque è stato scelto al posto di Marquitto, quindi qualcosa in più a Spalletti lo ha fatto vedere. Il ragazzo è promettente, bisogna decidere se mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità o puntare su di lui, come dice Di Lorenzo. Non saprei qual è la scelta migliore da fare in questo caso. Passiamo ai centrocampisti, a quanto pare, e a Diego Demme. Anche lui è abbastanza sfortunato all'inizio perché parte con l'infortunio, prima si parlava il nuovo, il pizzarro di Spalletti, eccetera eccetera, purtroppo non lo abbiamo visto con continuità. A me, io sono innamorato di Diego Demme, gli do 6,5, anche lui un po' sfortunato, poi scivola nelle gerarchie, non lo inserisce più Spalletti anche quando ritorna ad essere disponibile, chiude la stagione con una buona prestazione e con un gol, quindi 6,5. Demme è un preziosissimo, una preziosissima riserva che secondo me tutti gli allenatori vorrebbero. Sta lì, tranquillo, non protesta, e quando lo chiama in causa, secondo me la prestazione te la garantisce. Diego Demme da confermare assolutamente. Elmas, un giocatore che fa discutere i tifosi, per me è fortissimo, ricordiamo quanto è giovane e quanta esperienza internazionale ha già accumulato, quando gioca da titolare scappa pure il gol, ogni tanto ti dà quello strappo importante, disponibilità, gioca dappertutto, non si lamenta mai, ti garantisce corsa, dribbling, inserimento e c'ha il senso del gol. Elmas 7, speriamo di vederlo con più continuità in un ruolo che non lo faccia sacrificare troppo, perché il ragazzo è forte. Fabian Ruiz, anche qui 7, secondo me ottima stagione, prosegue la crescita che aveva cominciato già con Gattuso, quando si convince che può giocare da regista più basso, non deve stare per forza vicino alla porta, ma quando ci arriva è devastante con il suo sinistro. Problemi fisici ovviamente, quindi lì va gestito fisicamente, anche per lui sirene di calciomercato, difficile da sostituire uno come Fabian Ruiz, lo stavo chiamando Brian Ruiz, pure interessante. Zielinski 6, cose ottime, cose meno ottime, sparire, poi dimostrare grandissima qualità, spunti, dribbling, gol bellissimi, poi ogni tanto ti sparisce sotto, c'è sempre questa cosa, il campione che non diventa fuoriclasse, il fuoriclasse che non è mai cresciuto, nato campione, non lo sappiamo. Ragazzi, per me Zielinski questo è, per me è un giocatore che secondo me sta bene nella squadra del Napoli. Ovviamente se vogliamo qualcosa di più servono dei soldi, non so che tipo di mercato avrà, perché anche le altre squadre si saranno rese conto che il ragazzo dimostra un po' di discontinuità nonostante le qualità eccezionali che ha. Gli ho dato 6 e penso che 6 è giusto, poi alla fine qualche gol te lo fa, qualche partita te la risolve. Ci aspettiamo però sempre qualcosa in più da Zielinski. Un as l'abbiamo visto pochissimo, gli diamo un 6 perché
le potenzialità, perché mortificarlo? Alla fine ha giocato pochissimo, quelle poche partite ci ha fatto vedere anche degli spunti unici che nel Napoli non ci sono: il dribbling, la fantasia, la capacità di essere quel furetto così, ma anche lui pochissima continuità. Non si può puntare su un ass, perché comunque è sempre poco disponibile. Spalletti pareva piacere il giocatore, ma l'abbiamo visto troppo poco per dimostrarlo. E qua gli diamo 8 a Lobotka, perché quando è entrato Lobotka, non per volere probabilmente di Spalletti, ma perché sono cominciati i vari infortuni, Lobotka è entrato, si è preso possesso del centrocampo e ci ha fatto vedere delle cose che solo Iniesta ci fa vedere. Addirittura è arrivato ad aggiungere, oltre alla qualità di farsi vedere, di avere senso della posizione, un bel po' di interdizione, ci ha aggiunto anche velocità nel girarsi, qualche strappo e addirittura il gol. Bene 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 Lobotka, su Lobotka ci si deve puntare. E Anguissa ha cambiato il centrocampo del Napoli, avendo un impatto incredibile. 7,5 per Anguissa. Anche lui ha sofferto la Coppa d'Africa, è una cosa che il Napoli deve tenere presente. Ogni 2, 3, 4 anni, quando si fa la Coppa d'Africa, Anguissa 7,5 entra, esordisce con la Juventus e non ne puoi più fare a meno. A volte dà l'impressione di essere talmente forte che gioca sotto le sue possibilità e poi chiude in crescendo, come se si mantenesse, e poi quando gli altri scendono e io sono Anguissa. Ma veramente basta un Anguissa al 70% per essere superiori a tutti gli avversari in Serie A. Osimhen 7 verso il 7,5. Il ragazzo adesso lo accusano, come spesso molti attaccanti vengono accusati: non segna con le grandi, ne ha giocate poche con le grandi, però ci ha dimostrato un nuovo repertorio di colpo di testa. Osimhen va servito bene con i cross, la palla lunga è mortificante per un giocatore come lui, che invece ha stacco di testa, ha precisione nel colpo di testa. Con i piedi forse meno che con la testa, quindi va sfruttato bene. È un giocatore che mette in apprensione le difese avversarie. Non sappiamo se ci sono effettive offerte clamorose per lui. Io ci punterei un altro anno, sperando di poterlo vedere con continuità da titolare con il Napoli. Lozano, anche per lui stagione non fortunatissima, che vedete anche nella foto, che qua è ammarrato per i problemi che ha avuto. 6,5 il ragazzo. Poi nel finale di stagione ha guadagnato la titolarità, Politano era sparito dai radar. Vediamo cosa succede, perché si è operato alla spalla, un po' come è successo a Mertens, quindi potrebbe tornare un Lozano brillante come il Lozano che abbiamo visto con Gattuso l'anno scorso. A Mertens io gli do 14 e non parlo più. Politano non una stagione esaltante, purtroppo 5,5. La capacità di segnare ce l'ha fatta vedere con lo Spezia, ma pochissimi gol, credo 3. Insomma, non so se l'alternanza gli faccia bene, ma mi è piaciuto di più l'anno scorso. Anche su Politano va fatta una considerazione: se arriva un'offerta si può vendere e si può poi cercare un giocatore più performante. A Insigne gli diamo 24. No, Insigne non ha fatto una stagione clamorosa, su come ha segnato più sul rigore, che ha segnato solo 2 gol su azione, qualche rigore di troppo l'ha sbagliato. Ci viene la tristezza perché il capitano napoletano che se ne va, ci tiene, e su questo non c'è dubbio. La stagione non è stata esaltante, si arriva a scadenza e si perde a 0 euro. A Insigne gli diamo 7 perché il capitano. Perché mi manca, perché voglio esaltare un pochino quello che è stata i suoi numeri complessivi, ma non è stata la stagione migliore di Insigne. A Petagnone che gli vuoi dare? Gli do un 6 perché è rimasto convinto che Spalletti gli potesse dare più spazio. Lo spazio non è uscito, qualche gol anche decisivo lo ha fatto con i suoi limiti. È chiaro che se vuoi puntare allo scudetto probabilmente ti serve qualcosa di più, o comunque qualcosa di diverso che assomigli di più magari alla punta tua titolare, in modo tale che il Napoli non debba cambiare stile di gioco, perché Petagna è un giocatore completamente diverso, bravo a mantenere palla, bravo a far salire la squadra, bravo a dialogare con i compagni. La porta la vede pochino. E poi a Spalletti io gli do 7, raggiunge l'obiettivo chiesto dalla società, non ci dimostra un coraggio incredibile, mi è piaciuto a tratti nelle conferenze a livello di comunicazione, secondo me va confermato e ci deve far vedere adesso che, dopo aver conosciuto la squadra per un anno intero e aver dentro e fuori ambiente, difetti e pregi di questi giocatori, adesso sta a lui chiedere i personaggi giusti alla società per essere più
ancora più performante l'anno prossimo, o almeno per confermarsi, perché confermarsi non è facile quando le avversarie comunque si muoveranno da New York. Fammi chiudere, perché poi Spalletti, mamma mia, 20 minuti, ma voi ve lo vedete lo stesso, può essere pure che domani non esce video e quindi ve lo potete dividere bene così e ve lo guardate, io non so, senza biasimo, è meglio che non li faccio questi video troppo lunghi, siamo nell'epoca di TikTok, iscrivetevi a Instagram, là ci sono le cose piccoline. Ciao, sono Saveria Solida, se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido, fa tutte queste cose credi, sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose!